Bella ragazzi, adesso bentornati in questo esame episodio di Chrono Trigger. Allora ragazzi, siamo qui nella preistoria. E ragazzi, per la pietra iris, allora, noi ce l'abbiamo qui la pietra iris nella preistoria. Qualcuno di voi nello stesso episodio ha detto: ma prova a lasciare questa pietra iris qui, vai nel medioevo e prova a vedere se appare anche lì e prova a interagirci se la riesci a prendere, perché se tu lasci la pietra iris qui nella preistoria e vai poi nel medioevo, la pietra dovrebbe trovarsi ancora qui. Logicamente ha senso, ma quindi adesso proviamo a fare questa cosa qui. Quindi la pietra iris è là, ok, là sull'altare. Quindi adesso proviamo e vediamo. Poi per quanto riguarda la, cioè, e questa è, dovrebbe essere la soluzione per avere ben due pietre iris. Poi c'è un altro problema, che è quello del ponte, ok, quello sul monte platino, no, zaffiro, non platino, sul monte zaffiro. Dai, che il ponte non è ancora finito, quindi credo che dobbiamo prima finire questa missione, no, quella della doppia pietra iris, e dopo forse si dovrebbe sbloccare anche la missione questa del ponte, quindi finire il ponte una volta per tutte. Siamo nel medioevo qui e vediamo, siete pronti? Guarda, se ancora me adesso crasha il gioco, tipo si sputtana tutto. Tu mi dici qualcosa? Ragazzi, siete pronti? Vogliamo vedere se la pietra c'è? Ragazzi, c'è, ok, quindi se noi la prendiamo, ragazzi, mi stava venendo un colpo, cioè io mi sono avvicinato, ho preso A, non mi faceva interagire, mi sono preso un colpo. Prendiamo la pietra iris, sì, ora ascoltatemi bene. In linea teorica, la pietra iris che si trova nella preistoria dovrebbe essere ancora presente. Quindi, quello che andiamo a fare adesso, ritornare nella preistoria e mettere nell'altro altare opposto la pietra questa che abbiamo messo. Perché questa è la stessa pietra che abbiamo messo nel... No, guarda, secondo me funziona qua. Se davvero funziona, aspetta che qui ho problemi di atterraggio con la DeLorean. Allora, ho la seconda pietra iris, che è questa fatidica seconda pietra, che poi è sempre la stessa, vabbè. Allora, se vado a parlare con il tizio, quello che mi dice la... Vediamo. Ce l'ho. Quindi non dire... No, niente. Vediamo ragazzi, vediamo, perché abbiamo la pietra iris, sempre la stessa. Eccola. Però prima faccio un salvataggio. Ok, salvataggio fatto, siete pronti? Siete pronti? Perché appena andremo a posizionare la seconda pietra iris qui, uno dei sauri, ovvero quello in cui abbiamo appena parlato, ha detto che dovrebbe succedere, non so, qualcosa di divino, un'aurea divina, qualcosa, quindi... Sì, guarda, sono curiosissimo, per questo salvato. Vai. Ecco. E tipo si fondono. E salta fuori che cosa?
un'armatura? Che cosa ha fatto? Pietra miracolosa. E con ciò? No, aspettate, no. Pietra miracolosa non mi fa niente. Aspetta, dobbiamo parlare con il Sauro. Quindi, chi ha suggerito questa cosa? Grazie. Non è... ci ho mai pensato io, in realtà, a questa cosa, perché ero convintissimo che ci fosse un'altra pietra Iris. Non che dobbiamo fare tutto questo casino, che poi la seconda pietra Iris in realtà è sempre la stessa, sempre quella. Ok, solo che è un'epoca diversa, vabbè. Comunque, Sauro, finalmente, non ci posso credere, questa è la gemma in cui parlavo. È davvero meravigliosa. Ma come avete fatto a trovare un'altra pietra Iris? Credo che ce ne fosse solo una nel mondo intero, e infatti è sempre quella. Avete viaggiato nel tempo. Non capisco di cosa state parlando, ma vi ringrazio di avermela fatta vedere. Vorrei darvi questo come segno di ringraziamento. Datemi solo un attimo per finire gli ultimi ritocchi. Ok. Ecco qua, è tutto vostro. E cos'è che ci ha dato? Braccio di drago. Ok. E mo? Ah. Cosa sarebbe? Ah, però ce l'abbiamo ancora la pietra miracolosa. Ah, chi può avere? Lui. Un braccio che dà la potenza... allora scusa, a questo punto... Orco! Vabbè, non è che aumenta chissà di quanto. Aspetta, ma quanto... vabbè, dai, siamo lì. 49, 49, 48, 46, 45 e 45. Vabbè, siamo lì, Voglio fare uno scambio. Cairo con robot. Aspetta, fai così. Vabbè, non abbiamo la quarta cosa. Aspetta, però io devo vedere perché non mi ricordo più. Pochi PV a un alleato. Laser. Raggio curativo. Abbastanza PV. Poi c'è pugno mitragliatore. 156. Bombarda. Ah, e basta per il prossimo. Però ce ne sarà un altro. Resuscitare tutti gli alleati una volta. Cazzo. Fa resuscitare tutti gli alleati una volta. Però cioè, noi dobbiamo sborsare 15. Cioè, non so se vi rendete conto. Però scusa un attimo. Fa resuscitare tutti gli alleati una volta. Ma se... Allora, mettiamo caso che solo io sopravvivo, no? Solo io sopravvivo. Marl e robot muoiono. Posso usarlo lo stesso? Assolutamente. Cioè, ma che senso ha linea della vita? Se è un attacco triplo che fa resuscitare tutti gli alleati. Ah, ma intende gli alleati quelli non giocabili? Potrebbe essere... quelli non giocabili, perché se sono morti si utilizzano questo, perché altrimenti non saprei come... Oppure aspetta, fa resuscitare, ovvero che noi possiamo utilizzarlo durante la battaglia. Credo che, cioè, non penso che abbia un limite una volta avviata questa mossa qui. Cioè, tipo, se noi l'attiviamo, tipo, Marl muore e automaticamente questa viene resuscitata. Però, scusa, adesso bisogna vedere se viene resuscitata con tutta la vita, con mezza vita o solo tipo un quarto di vita. Questo bisogna vedere. Ho un pochino di dubbi. Cosa? Avete bisogno di qualcosa che brilli nel buio? Si dice che la pietra Iris
Forse se ne lasciate una sotto il sole. Una sotto il sole, sulla cima di un monte per molto tempo assorbirà tanto di quello. Cosa? No, aspetta. Che brilli nel buio? Sì. Ma non ce l'abbiamo più perché l'abbiamo unita. Se ne lasciate una sotto il sole. E sotto il sole. E sulla cima di un monte per molto tempo assorbirà tanta di quella luminosità da risplendere di luce propria. Wait un attimo. Abbiamo fatto una stronzata. Oppure aspetta un attimo. Allora, monte, sì, il Monte Zaffiro parla. Ma levatevi. Vai, adesso stiamo salendo di livello in una maniera mostruosa. Aspetta, stiamo sbagliando strada. Stiamo salendo di livello in una cosa mostruosa proprio. Adesso mi sa che Lavos dovrebbe guardarsi le spalle, secondo me. Allora, non vorrei dire, ma mi sa che la dobbiamo lasciare qua, vero? Guarda, sta facendo tutto lui. Metti qui la pietra pericolosa? Sì. Ecco. Ecco. Ora, bisogna ritornare nel Medioevo. Bisogna ritornare nel Medioevo ora. Rifare tutto il giro, venire qui. Ragazzi, qui bisogna andare, però nell'era medievale, prendere la pietra, ritornare indietro, rivenire fin qua, prendere la pietra, ritornare indietro e finalmente possiamo entrare nella caverna buia. E poi dopo ritornare nuovamente qui, ragazzi, qui nel Medioevo, perché dobbiamo vedere se finalmente dopo tutto questo il ponte è stato finito. Quindi c'è da fare un casino assurdo, ragazzi, un avanti indietro. Quanto odio di scarafaggio. Roba imparato pugno mitragliatore, finalmente. Ecco, dai, a lui, vediamo. Ah, ha portato i suoi amichetti, bene. Per Robo sarà un piacere. Pugno mitragliatore. Vabbè, con l'altro. Vai, Robo. Trum. È letteralmente un mitragliatore. Sì, l'ho provato, Robo. È forte, sì. Infatti l'ho detto fin da subito che tipo è quello più forte del gioco, credo. Perché è tipo un tank. Quindi... e via, si blocca. Aspetta, lama arrugginita potrebbe esserci. Ecco, adesso ricominciamo ancora. Non è che la lama arrugginita si trova nella caverna quella buia? Ecco, allora ancora via con queste domande di teoria. E vabbè. Chi può saperlo? Allora. Beh, al Medioevo, perché le altre ere qui non credo che ci si possa andare, no? Aspetta, voglio provare se... No, qui è il Cataclisma Futuro. Proviamo nel 1999 che c'è la Cataclisma. Aia! Ho fatto una stronzata. Ragazzi, ho fatto una stronzata. Se voi andate, no, con la cosa e andate nell'era del Cataclisma, lì proseguite con la storia. Ho fatto una stronzata.
comunque siamo qui, ragazzi, siamo qui, non vi preoccupate, ho salvato, tranquilli. Allora, non facciamo stupidate ora. Medioevo. Guai a andare al 1999, guai. Dai, dovrebbe essere qui, cioè... Infatti quella zona lì mi è sempre sembrata sospetta. Mi è sempre sembrata sospetta quella, infatti. Come zona. E... Allora. Vediamo. Vediamo, dovrebbe essere qua e dovrebbe essere anche abbastanza illuminato, possibile? Potrebbe essere. La pietra brilla di luce propria. Pietra guida. Oh, ok. Allora, già che ci siamo, questo ponte, porca miseria, è finito o no? No, non è finito. Non è finito il ponte ancora. Ma quanto tempo ci impiegano? Che la miseria. Ok, di nuovo al villaggio. Vai, ripristinato tutto. Oh. E adesso bisogna andare nuovamente nella preistoria. Ok. Questo non dice più niente? No, è questo? No, vabbè, non ce lo dice però. Adesso. Eh no, dobbiamo per forza battere le rane, non c'è niente da fare, la percorsa da fare è questo. E finalmente, c'è pipistrelli qua. Vabbè, battiamo anche questo alieno. E Marla sale di livello. Oh, occhio, abbiamo... Cosa che abbiamo? Carne affumicata. Ma perché continuiamo a ricevere sta cosa? Oh, dai. I miei sensori visivi non funzionano nel buio totale, torniamo indietro. Ma abbiamo la torcia! Abbiamo la pietra guida, dovrebbe essere questa. E allora? No, non torniamo indietro. Scusa un attimo. Aspetta un attimo però. Nel Medioevo c'era un Sauro che praticamente faceva la lavorazione delle pietre preziose, o sbaglio? A meno che non sia uno di questi, ma ne dubito. Questo cosa ci dice? Oh, quella grazie a lei dovreste riuscire a orientarvi nel buio più pesto. Perché non andate a vedere cosa si nasconde nella caverna? Dobbiamo... C'era da parlare con lui! Vuoi esplorare? È certo che voglio esplorare! Fantasmi, mi raccomando, fate attenzione, nel buio si nascondono terribili creature. Dovete trovare una pietra del genere? Siete rigorosi... E via! Sti gorilla... Adesso. Oh, là, vai. Cosa c'è qua? E addirittura. Che abbiamo? Una scalinata. Wow, che luce! Sembra esserci un varco più avanti. Andiamo a vedere.
faccio una salvata. No, ragazzi, non so che cosa mi vado a... Cosa è? E lì c'è un punto di salvataggio. Ma ragazzi, io direi che per questo episodio di Chrono Trigger è tutto. Sì, vi lascio in suspense. E mi metto in suspense da solo, perché non so cosa mi aspetta. Quindi sono come voi, non so cosa ci sia oltre a quelle due specie di colonne. Non so bene che cosa siano. Quindi per questo episodio di Chrono Trigger è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti iscrivervi. Se per non aggiornarsi sui prossimi episodi di questo gioco altri giochi, metterò un bel pollice in su. Se vi è piaciuto l'episodio, mi raccomando, anche la vostra nei commenti. Noi ci sentiamo a un prossimo video, dove vediamo, sembra molto una boss fight un pochino segreta. Potrebbe essere una specie di boss fight. Non lo so, ho quell'odore di boss fight. Non lo so, potrebbe essere, ma potrebbe anche non essere. Vediamo. Bella!